un confronto che possa finalmente far capire ai romani che cosa è la scelta migliore, non come quello che magari l'anno scorso ha lasciato dire a Marino, che prometteva 700 euro per gli sfrattati che ancora li aspettano, che prometteva 500 euro per gli disoccupati che ancora li aspettano, insomma, che sia la possibilità di contraddittorio vero per smontare le bugie che continuano a dire da sinistra e da destra, dove di giorno hanno fatto finta di litigare e di notte si sono spartiti tutti.